drammi policromi di Ascoli Satriano hanno due storie da raccontare. Una relativa al IV secolo a.C., a quando furono utilizzati come l'arredo ricchissimo di una tomba principesca qui ad Ascoli Satriano. E l'altra più vicino a noi è una storia di scavo clandestino relativa alla loro scoperta e alla loro fuga verso l'estero. Cominciamo da questa storia più vicina a noi. Siamo negli anni 70, forse tra il 75 e il 76, la Daunia è zona di scavo clandestino condotto sistematicamente da squadre di tombaroli e uno di loro, uno dei più famosi, Sabino Berardi, scopre una delle tombe più importanti che lui stesso abbia mai trovato in tutta la sua attività. Recupera gli oggetti marmorei, li fa a pezzi per poterli trasportare nelle loro automobili e parte. Una di queste macchine viene bloccata dalla Guardia di Finanza, che trova degli oggetti di marmo di cui non si capisce l'importanza reale e vengono portati in soprintendenza, messi in una cassa e dimenticati in un magazzino. Gli altri invece prendono la strada della Svizzera, finiscono nelle mani di uno dei più grandi e più famosi intermediari trafficanti d'arte, Giacomo Medici, che ha un magazzino con migliaia di pezzi provenienti dall'Italia a Ginevra. Medici vende i pezzi principali a due collezionisti che fungono da intermediari. Per molti anni questi pezzi, i più importanti, restano esposti nelle vetrine del Getty Museum, ma nascono i sospetti. Un bravo curatore del museo capisce, sulla base di alcuni documenti, che questi pezzi non vengono dal normale mercato antiquario, ma sono frutto di uno scavo clandestino. Il tombarolo Sabino Berardi, ormai molto malato e prossimo alla morte, è implicato in un nuovo processo. Confessa ai carabinieri di essere stato lui l'artefice dello scavo clandestino della tomba che ha restituito i grifoni e gli altri marmi policromi e chiede loro di recuperarli e di portarli in Italia. Parte un'indagine da parte dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale che recuperano i faldoni con i documenti del vecchio processo per il sequestro di quei pezzi, ma soprattutto vanno in soprintendenza e trovano in un sottoscala la cassa con gli oggetti recuperati dalla Guardia di Finanza, ancora avvolti nei fogli di giornale dell'epoca. Nel frattempo è partito un processo contro Marion True, che è la curatrice del Getty Museum, e contro un altro trafficante, Robert Eck, che aveva venduto uno dei pezzi al Getty Museum. Nei magazzini a Ginevra di Giacomo Medici si trovano documenti e in particolare le foto polaroid scattate al momento del trafugamento. Quindi si dà la prova chiara che quegli oggetti provengono da Ascoli Satriano. Parte dallo Stato italiano la richiesta della restituzione e finalmente, dopo una lunga trattativa, gli oggetti tornano in Italia, vengono esposti al Quirinale e poi in grandi mostre. E finalmente vengono restituiti al loro luogo di origine, Ascoli Satriano.
Ed eccoli questi straordinari oggetti. Sono una piccola parte di quello che doveva essere il corredo di questa tomba principesca. Sono rappresentati da una serie di marmi policromi, in particolare da questo trapezoforo, cioè il supporto di una trapeza, cioè di una tavola, rappresentante due grifoni che azzannano un cerbiatto, un pezzo straordinariamente importante anche per la conservazione dei colori, della policromia, un oggetto di matrice di produzione greca, come tutti gli altri presenti in questo corredo. Si notano ancora gli incassi per la struttura in legno o in metallo che serviva a reggere la trapeza, cioè la tavola di marmo, e sono pezzi che dobbiamo immaginare non solo nella tomba, ma anche nelle residenze principesche. Sono oggetti nel loro insieme che richiamano il mondo macedone. Siamo nella età di Alessandro Magno e il riferimento è a quella rappresentazione dei grandi principi, dei grandi re del periodo di Alessandro Magno e dell'età ellenistica. Colpisce la grande qualità di questo manufatto, che ha anche una resa naturalistica. Si coglie la parte grezza della base per rappresentare la roccia e poi i due animali fantastici che azzannano il cerbiatto, e si vedono ancora le tracce dei danni dello scavo clandestino quando i tombaroli fecero a pezzi questo straordinario oggetto per poterlo trasportare nelle loro automobili. Gli altri pezzi sono prevalentemente dei vasi di marmo, quindi senza una vera funzione, che riproducono gli oggetti che dovevano essere utilizzati nei grandi banchetti principeschi e anche in occasione del rito funebre. Ci sono vasi che conservano ancora perfettamente la policromia e oggetti relativi ad altri elementi di arredo. Quello che certamente è il più spettacolare di questi vasi marmorei è un cratere che conserva ancora bene le tracce della policromia originaria e che conserva, almeno in negativo, la traccia di una ghirlanda, di una corona con foglie di oro che doveva decorare il corpo. Tutti questi oggetti sono stati realizzati da maestranze greche, da artigiani greci, in marmo greco proveniente dalle cave delle isole dell'Egeo, e anche solo questo dimostra la ricchezza, la cultura e anche il gusto del proprietario di questa sepoltura, che poteva permettersi l'acquisto di oggetti di altissimo artigianato artistico. Oggetto rituale, un grande bacino di marmo, un po' da nipter, che serviva per purificare, per la lavanda dei piedi, un vaso di marmo finemente decorato
con elementi policromi. L'interno della vasca di questo vaso conserva una scena pittorica unica per qualità delle immagini e per conservazione del colore. Sono raffigurate le Nereidi che trasportano a cavallo di animali fantastici marini delle armature. Sono le armature che Teti ha chiesto ad Efesto di forgiare. È una scena che noi conosciamo bene nel 18° canto dell'Iliade e che poi Eschilo riprenderà nella sua tragedia Le Nereidi, appunto, destinate al figlio di Teti, a quello che è stato forse l'eroe più amato e famoso dell'antichità, Achille. Anche questo vaso, come tutti gli altri, è finemente decorato, non solo nella decorazione policroma, con il rosso, l'azzurro, il giallo e altri colori, ma anche nei dettagli minimi, come i tre supporti a zampa di animale, o le anse, o la decorazione del bordo, e soprattutto la grande qualità del marmo greco, un marmo che conserva ancora oggi la sua trasparenza. Museo diocesano e civico come quello di Ascoli Satriano, con reperti di questa importanza e di questa qualità, meriterebbe di essere più conosciuto, più visitato, innanzitutto conosciuto dalla comunità locale, che dovrebbe scoprire insieme ai marmi di Ascoli Satriano il centro storico, il sito archeologico di Faragola, il parco dei Dauni e tutte le altre presenze diffuse nei monti Dauni e nell'intero territorio della Dauna. Solo riappropriandoci del patrimonio culturale in quanto comunità potremmo attribuire a questo patrimonio il valore che merita. Meriterebbe però una gestione più professionale che superi la dimensione del volontariato, pur prezioso e ammirevole. È necessario un investimento nella qualità della gestione e la qualità del personale in grado di dirigere e indirizzare una offerta culturale di così alta qualità. L'archeologia, i grifoni stessi sono vivi, non sono elementi del passato. Sono talmente vivi che riescono a parlare, come mostrano chiaramente le immagini che seguono.